Buonasera, bentrovati cari studenti della LUCS, l'Università della Conoscenza. Siamo arrivati alla penultima lezione di questo corso degli incontri con il mondo dello spirito con la nostra cara Paola Giovetti e che adesso facciamo subito entrare. E quindi bentrovati cari studenti, Paola. Allora, Ciao Anna. dicevo ai nostri studenti che siamo alla penultima lezione Sì, del ho corso sentito, di sì. quest'anno, ecco. E quindi questa sera dedicheremo una lezione a un argomento molto, molto interessante, come tutti gli argomenti che tu hai trattato, però dato che tu hai scritto diverse biografie, no? Allora, è bello, sarà bello percorrere alcune appunto di queste tue biografie, perché di libri ne hai scritti tanti, però ne abbiamo scelto alcuni per andare a vedere quello che è stato il loro rapporto con il mondo dello spirito. Intanto diamo il benvenuto ai nostri amici che stanno arrivando sia su Facebook che su YouTube. Grazie e bentrovati a tutti quanti, i nostri affezionatissimi allievi. Tra l'altro adesso comincia a fare Buonasera. caldo. Eh Adesso sì, comincia a fare ma caldo, sì. Paola, Infatti e si vedi, esce. siamo vestiti leggerini. Sì. Poi qua la sera si comincia a uscire, poi le dirette, insomma, tanti se le guardano adesso in differita, no? Per via della Chiaramente, sì. temperatura, insomma, è comunque bello perché in ogni momento se le possono seguire. Quindi, Certamente. perciò stasera allora, iniziamo con la prima. Io direi di dare l'onore alla grande Elena Petrovna Blavatsky di iniziare, insomma, questa carrellata di personaggi celebri che tu hai intervistato. Quindi, cioè, qual è stato il suo rapporto col mondo dello spirito, questa grande fondatrice della teosofia, aveva questi occhi veramente molto come il nostro Gustavo Rolle, è vero? Sì, era Aveva occhi questi azzurri, occhi, occhi azzurri anche lei, occhi ecco, azzurri anche insomma, lei e altrettanto misteriosa per tanti vero? aspetti, sì. Vissuta Sì. 30 anni meno di Gustavo perché è morta a poco più che sessantenne, mentre Gustavo è vissuto più di 90 anni, però ha fatto in questi relativamente pochi anni una vera rivoluzione che poi ha avuto un seguito straordinario a tutt'oggi. Lei in pieno 800 ha rivelato cose che nessuno conosceva. Lei, diciamo molto brevemente, che ha avuto una vita non lunghissima, però pienissima di cose che sono riuscita a ricostruire grazie a tanta documentazione che c'è su di lei. E, libri che lei ha scritto, diari, cronache scritte su di lei, persone che l'hanno conosciuta, che hanno raccontato. Chiaramente non l'ho potuta conoscere perché è vissuta A in cavallo tra pieno. l'800 No, 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 è vissuta e proprio in pieno 800, in pieno 800 è il 900. Sì. vissuta lei, quindi sì, Non era quindi no, arrivata alla fine dell'Ottocento, no, 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 e no, non no, era a era, cavallo lì. no, non Comunque è era stata cavallo. veramente una cosa, una donna, adesso non mi Una ricordavo, donna, grazie, ha vedate, fatto sì, cose notevoli per quegli anni lì, ma viaggiava, notevolissima. Sì, infatti era lei cose che non viaggiò, facevano. lei era ucraina, all'epoca si diceva, era russa, nata in Ucraina, all'epoca l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, e figlia di militari, una donna sempre stata molto volitiva, molto, molto strana, molto insolita, tant'è vero che a 17 anni, per una ripicca, sposò si chiamava Elena Hahn, la famiglia di origine tedesca che viveva però in Ucraina da generazioni, e lei sposò questo generale Blavatsky, di cui poi prese il nome, che aveva tantissimi anni più di lei, era sessantenne per esempio, mentre lei aveva 17 anni, e lo sposò per ripicca, perché una sua governante le aveva detto che con quel brutto carattere che aveva, neppure il vecchio generale, 60 anni allora si era vecchi, il vecchio generale Blavatsky l'avrebbe voluta sposare. E lei allora per ripicca corteggiò il generale e lo indusse a chiedere la sua mano. All'epoca poi il padre accettò questo matrimonio e lei si sposò pentendosi immediatamente. E rimase soltanto pochissimo tempo col marito e scappò a cavallo. Era un personaggio fatto così, e dicono le cronache, senza dare al marito occasione di considerarla sua moglie. Quindi, evidentemente, Non hanno consumato.
lei glielo impedì. Da allora lei però, forte di essere una donna sposata, e questo dava una grande libertà, il fatto di essere sposata, cominciò a viaggiare per il mondo. E, prima accompagnata da una zia, perché poi non era neanche tanto, era giovanissima, aveva 17 anni, e poi piano piano da sola. E viaggiò in luoghi, per lei era una sensitiva straordinaria, ci sono delle cronache familiari scritte dalla sorella che raccontano quello che lei faceva in famiglia, era una medium, spontanea, veggente, era veramente, aveva delle doti psichiche straordinarie. Fa questi grandissimi viaggi, va in Egitto, sempre occupandosi di misteri, sempre alla ricerca di cose occulte, e soprattutto lei viaggia in India, in Nepal, in Tibet, in queste zone, e lì, forse anche involontariamente, ma viene in contatto con certi maestri di saggezza, uomini viventi, non entità, che le impartiscono un insegnamento, un antichissimo insegnamento, quello che lei poi profuse nella società teosofica. E le diedero anche l'incarico di diffondere questi insegnamenti. Tant'è vero che lei a un certo punto ritorna anche in Russia, vive qualche tempo in famiglia, poi torna in questi paesi, insomma c'è una lunga preparazione a questi fatti. Quando lei a un certo punto riceve dai suoi maestri l'ordine telepatico, lei che quando era lontana era in contatto telepatico con questi maestri, di andare a New York, dove avrebbe incontrato l'uomo che l'avrebbe aiutata in questa impresa. Lei aveva un'obbedienza cieca e assoluta a questi maestri, quindi si imbarca e va a New York. E lì infatti conosce in una situazione particolare, cioè entrambi si sono trovati a partecipare a delle sedute medianiche di due fratelli medium straordinari. All'epoca siamo alla metà dell'Ottocento e comincia l'interesse. L'interesse per la medianità è nato soprattutto negli Stati Uniti, il famoso episodio delle sorelle Fox, appunto alla metà dell'Ottocento, siamo appena subito dopo l'850, quindi c'era questo grande interesse. E loro, lei va per curiosità personale, incontra il colonnello Olcott che va lì come giornalista per riferire. Lì si conoscono e legano immediatamente perché entrambi intelligentissimi, entrambi interessati a queste cose. Poi si rivedono a New York e parlando di come sarebbe importante creare un'associazione di personaggi interessati all'occultismo, ai misteri, alla vita oltre la vita e così via, e creano quella che poi è stata chiamata la Società Teosofica, che ebbe un successo strepitoso. Lei suggellò questa fondazione con la pubblicazione di alcuni libri che chi assisteva alla scrittura diceva che praticamente le venivano dettati. Sì, Dai maestri, questo sì. avevo dettati perché lei quasi per automatismo lei scriveva queste cose perché c'è profuso in questi libri una cultura straordinaria in tutte le materie possibili che lei non poteva possedere. E crea la società teosofica, i cui principi fondamentali sono uguaglianza, fratellanza universale indipendentemente da sesso, razza, cultura e religione, e così via. Questo è un principio straordinario che ancora non è stato realizzato da tutte le parti. Studio comparato delle religioni e delle scienze, quindi molta importanza alla cultura, e studio dei poteri latenti dell'uomo. E qua c'è dentro tutta la parapsicologia, c'è dentro questo. Quindi, dopodiché, questi principi riscuotono un grandissimo interesse, viene fondata la Società Teosofica che si diffonde immediatamente tantissimo negli Stati Uniti, poi in Europa, prima in Inghilterra, poi nelle nazioni europee. Poi i due fondatori decidono di trasferirsi in India perché lì era nata, lì vivevano i maestri e così via. Si trasferiscono in India vicino a Madras, ad Aggiare, sul borgo di Madras, dove io sono stata 2 volte. Che è un luogo straordinario, che ancora è il quartier generale della Società Teosofica internazionale. Lì viene mostrate le stanze dove viveva Elena Blavatsky, c'è l'Olcott Bungalow, dove viveva il colonnello Olcott, e dove poi visse Maria Montessori quando rimase 10 anni lì presso il quartier della Società Quanti Teosofica. anni Paola aveva? Dunque, allora io mi ricordo che lei aveva sui 60 anni, non ha vissuto molto la Blavatsky, giusto? La Blavatsky è morta a 60 anni, sì. Ah, vedi, io mi ricordavo quello, adesso non mi ricordavo, era alla fine, ecco, era alla fine dell'Ottocento, Lei infatti, è dicevo, vissuta sì. fra Sì.
Il 30 sì, e il sì, 90, sì. anni sì, 30 e sì, 90 dell'Ottocento. Sì. Non confondevo. Sì. Quindi lei quanti anni aveva quando ha fatto la Società Teosofica? Aveva una quarantina d'anni, d'anni, sì. E poi dopo qualche anno è vissuta negli Stati Uniti e poi anche in Europa e poi ha trasferito tutto in India. Lei poi invece ritornò in Europa in seguito a una serie di problematiche che qui sarebbe troppo lungo raccontare e morì poi a Londra. Era chiamata da tutti da anni The Old Lady, la vecchia signora, anche se in realtà aveva neanche 60 anni, perché poi morì a 60, perché era pesante, grossa, soffriva di varie malattie, aveva probabilmente diabetica, insomma morì molto presto, insomma relativamente presto. Ecco. Però, senti, ma... Prego. Avendo però diffuso questo movimento teosofico che ha avuto un seguito enorme, perché gli stimoli, adesso parlando anche di noi che ci interessiamo di paranormale, di ricerca psichica, gli stimoli che lei ha dato anche da questo punto di vista sono interessantissimi, perché tra gli scopi della Società Teosofica c'è appunto indagare i poteri latenti dell'uomo. Cosa sono i poteri latenti dell'uomo? Le doti paranormali, i poteri paranormali. Ma si dice che appunto lei anche alla notte nella sua camera non si sapeva bene che cosa succedesse, c'era chi diceva che l'aveva vista dimagrire e che aveva fatto solo energeticamente questo. Si racconta di tutto e di più su di lei, che era veramente un personaggio straordinario. Ma secondo te quali erano i suoi poteri? Cioè, lei aveva dei poteri medianici, aveva certamente dei poteri medianici e parapsicologici, veggenza, aveva apparizioni, materializzazioni di entità, aveva tutte queste cose. E poi sconcentrò poi in India e Tibet, dove andò, imparò a dominare questi poteri, a disporne a piacimento, mentre invece prima era come un po' soverchiata da queste cose che la invadevano, invece gestiva, poi imparò a gestirli nella maniera più adeguata e poi concentrò questo tipo di potere che aveva nel contatto con i maestri, con i quali rimase sempre e li incontrò anche personalmente, sia in India che a Parigi, dove uno di questi era il ambasciatore per conto dell'India. Sono personaggi viventi, personaggi che poi ritroviamo anche presso Roberto Assagioli, presso lo psichiatra Roberto Assagioli, che era ugualmente devoto a questi maestri, che erano i maestri della Blavatsky. Lui era iscritto alla Società Teosofica, ma stiamo saltando abbastanza avanti, Prima di arrivare ad Assagioli, legatissimo alla Società Teosofica fu Rudolf Steiner, che molti seguono, molti apprezzano, stimano, amano anche per gli impulsi che ha dato al mondo moderno. Rudolf Steiner è stato direttore generale della Società Teosofica in Germania, in tutta la Germania, per 11-12 anni, quindi ha avuto un ruolo molto importante. Quindi lui apprezzava moltissimo il pensiero teosofico, condivideva i contatti con maestri, condivideva il concetto di reincarnazione, che i teosofi hanno portato praticamente nel mondo occidentale. Brava, e questo è stato un modo di rendere, cioè di entrare nell'Occidente con un concetto per niente obsoleto, perché nell'Occidente era ben poco conosciuto e praticato questo concetto di reincarnazione. Invece attraverso i teosofi arrivò anche, i teosofi si ispirano molto alle filosofie orientali più che al cristianesimo, essendo però rispettosissimi del cristianesimo, mentre Rudolf Steiner era perfettamente cristiano e lui riteneva che l'evento centrale dell'umanità fosse quello che lui chiamava l'evento del Golgota, cioè la passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi fu anche su questo punto che poi avvenne la separazione a un certo punto. Ho sempre pensato che Rudolf Steiner fosse troppo ricco interiormente, cioè avesse troppe cose da dire per rimanere tutta la vita nella scia di qualcun altro. Quindi lui fece questo
buonissimo lavoro presso i teosofi per tanti anni e poi seguì la sua strada, che fu quella dell'antroposofia, che era quella indicata per lui, che lo portò poi. Tra l'altro Steiner era anche scienziato, oltre era laureato in filosofia, ma era anche scienziato. E quindi lui era veggente, anche lui molto forte, fin da ragazzo, fin da ragazzino, vedeva le entità. Però lui, tutte le intuizioni che ebbe, che poi le trasportò nelle invenzioni che lui fece, sia a livello pedagogico che a livello medico, a livello scientifico, a livello sociale e spirituale, tendeva sempre a controllarle con la scienza, cioè soprattutto le cose di tipo scientifico, di tipo la medicina steineriana, anche la pedagogia steineriana, sempre a controllare dal punto di vista scientifico quello che appariva al suo occhio interiore. E lui è stato un personaggio molto molto particolare. Si conosce, ha fatto un lavoro di tentativo un ponte, un collegamento, brava, tra proprio la così. E la spiritualità e il mondo, è il mondo spirituale, sì, da cui gli venivano tutte queste conoscenze. Lui ha lasciato impulsi in campo pedagogico, lo conosciamo tutti, ci sono le scuole steineriane, c'è una medicina steineriana, sì. Ci sono anche in Italia dei medici che seguono la scuola steineriana. Lui collaborò molto con dei medici, tenne dei corsi proprio per i medici, pur non essendo lui medico, veniva invitato. Poi c'è l'agricoltura steineriana, quella che oggi viene praticata, le agricolture biologiche. Nessuno si ricorda che se l'ha inventate lui. È stato lui. Sì, che vengono portate avanti, ma purtroppo senza ricordare il suo nome. Però vengano portati avanti questo tipo di agricoltura, lo insegnò come fare, cioè senza prodotti chimici, usando i cicli naturali. Non è neanche facile seguire la sua, bisogna seguire dei corsi particolari per seguire il suo metodo di coltivazione. Però anche in Italia ci sono diversi centri che seguono le coltivazioni. È stato in Natura Sì di quel tempo. Sì, assolutamente. Biobottega di quel tempo. Sì, sì. Anche se al tempo suo certamente non c'era l'abuso di commercializzazione, poi non si usava nella coltivazione. Tutto la chimica si usava, sì, era ben diverso da adesso. Certo. Ma lui ha insegnato anche questo. Poi c'è una medicina steineriana che tiene conto dell'essere umano a 360 gradi, cioè corpo, mente e spirito, come pure l'educazione tiene conto, il bambino deve essere educato a tutti questi livelli, non soltanto anche in questo, mnemonico. Anche in questa visione, c'è cioè una visione olistica, quella che noi abbiamo adesso, allora ecco, non c'era. No, non c'era e ancora adesso non credo che abbiamo sviscerato tutto quello che lui è riuscito a dire. E poi anche nella medicina steineriana fanno parte anche i rimedi, la farmacopea, che crearono anche lui con l'aiuto di una dottoressa, mise a punto tanti farmaci usando elementi naturali, vegetali e anche minerali. Quindi ha lasciato, diciamo, oltre che in campo spirituale, dove ha lasciato una traccia molto forte, perché lui era perfettamente cristiano, accettando però il concetto di reincarnazione, non vedeva una incompatibilità tra l'essere cristiani, seguire la figura del Cristo e credere anche nella dottrina della reincarnazione. Lui è stato, diciamo, colui che dal movimento teosofico forse ha preso di più, pur avendoci allora alcune differenze. Ecco, ma i suoi per riprendere un po' la nostra tematica, quella del rapporto con il mondo dello spirito, quindi quella parte lì, ecco, di Steiner, che documentazioni ci sono nelle tue biografie, hai messo insieme delle testimonianze? Io naturalmente, lui è morto nel 1925, io chiaramente non l'ho potuto conoscere. Ci sono però testimonianze di persone che l'hanno conosciuto, tante ce ne sono, di persone che hanno ascoltato le sue conferenze, addirittura Franz Kafka lo ascoltava, diceva che lo ascoltava più volentieri a occhi chiusi, perché diceva che quello che
che Steiner diceva penetrava in lui meglio se lui l'ascoltava a occhi chiusi. E Steiner è stato un conferenziere prodigioso. I libri di Steiner che sono in circolazione sono quasi tutti raccolti di conferenze. Lui ne ha tenute migliaia di conferenze. Ha viaggiato sempre in tutta Europa, è stato veramente un conferenziere straordinario in tutti questi campi di cui abbiamo parlato. E più anche la danza, lui ha dato moltissima importanza all'arte, diceva per esempio nelle sue scuole, sì, ai bambini all'inizio deve subito essere data un'educazione artistica, perché risvegli questa educazione allo spirito. Ecco, esattamente. E quindi importanza al disegno, all'arte, alla musica, al canto, alla danza, tutte queste cose che lui ha praticato, ha insegnato, ha lasciato scritto tantissimo, ci sono tra i libri di Steiner. In italiano non è stato tradotto tutto ancora, lui naturalmente scriveva in tedesco, in un tedesco difficile. Io ne ho tradotto uno dei libri di Steiner, perché da qualche anno i libri di Steiner sono liberi, perché i libri sono liberi dopo 70 anni dalla morte dell'autore. Lui è morto nel 25, quindi da una ventina d'anni appunto. Io tradussi allora, quando divennero liberi, l'Iniziazione, che è uno dei libri più, l'Iniziazione ai mondi superiori. E lui è stato il primo a sostenere che l'iniziazione ai mondi superiori è per tutti, purché si segua un certo cammino, si segue un certo iter. E in questo libro lui insegna come. Non è certamente facile, però a differenza di tanti altri, che è venuto prima di lui, che sosteneva che l'iniziazione veniva data solo a pochissimi, da pochi maestri spirituali che iniziavano alcuni allievi speciali, lui sostiene che l'iniziazione ai mondi superiori, cioè la conoscenza dei mondi superiori, è potenzialmente per tutti, purché uno si prepari adeguatamente, lo desideri fortemente e si prepari adeguatamente. E in questo libro, che si chiama appunto Iniziazione ai mondi superiori, lui insegna come. Non è un cammino facile, però lui getta i principi di quello. Quindi è stato anche un maestro molto illuminato e attento alla propagazione del suo pensiero, molto attento al suo prossimo, perché lui aveva proprio lo scopo di far crescere l'umanità. Poi anche lui abbastanza presto... Quindi si sentiva forte la missione. Sentiva fortissimo la missione, infatti lui ha continuato a portare avanti il suo discorso fino a che le forze l'hanno retto. Non si è mai capito di che cosa sia morto. Lui morì a 66-67 anni. E gli ultimi mesi era costretto a letto per mancanza di energia e scrisse la sua autobiografia in quel periodo, che però si ferma al 1907. Lui visse dopo fino al 25, quindi, ma però in questa autobiografia si possono imparare tante cose su Steiner, come lui si è formato, come era nascendo, la sua famiglia, tutti gli studi che ha fatto, la vocazione per la pedagogia che ebbe fin da ragazzo, che ha fatto, benché fosse iscritto alla facoltà di scienze a Vienna, in seguito si laureò anche in filosofia, come diceva. E lui, Paola, lui un po' come, voglio dire, come la Montessori, aveva capito molto bene quanto fosse importante. Sì, l'educazione. No? L'educazione sin dai primi. Bambini. Infatti hanno alcune cose in comune. Sì, e anche sì, i teosofi hanno sempre avuto tantissimo interesse per l'educazione. Cioè negli scritti di Madame Blavatsky si trovano dei concetti che sono identici a quelli espressi da Maria Montessori 30-40 anni dopo. E non si erano conosciuti, benché Maria Montessori era iscritta alla Società Teosofica. Si iscrisse giovanissima in Inghilterra, in Italia allora non c'era ancora una sede della Società Teosofica, e lei si iscrisse infatti alla sezione europea. Però rimase sempre in contatto con i teosofi, e quando poi negli ultimi anni della sua vita andò in India, fu in contatto diretto in India proprio presso il quartiere generale della Società Teosofica, e lesse certi testi della Blavatsky, rimase piacevolmente sorpresa nel constatare quante somiglianze ci fossero tra il suo pensiero e quello che Madame Blavatsky aveva detto, per la verità, 30 anni prima. Quindi c'è stata una coincidenza di intenti, di intuizioni, o anche forse un influenzamento. Non ci sarebbe niente di strano che
lei avesse captato. I teosofi sono sempre, sono tuttora attentissimi all'educazione. Hanno fondato in India centinaia e centinaia di scuole. Sì. Beh, Paola, quell'aspetto lì dell'educazione penso che poi accomuni quelli che davvero hanno molta cura, perché l'evoluzione dello spirito è qualcosa che va di pari passo con l'evoluzione, voglio dire, nella psicologia infantile, no? Certo. E nello sviluppo della personalità infantile, cioè quei percorsi lì sono fondamentali per tutti, e quindi, cioè, se si è attenti appunto per quanto riguarda l'aspetto pedagogico, non puoi non partire da lì, certo. Devi assolutamente rifarti sì. a quello. Cioè, io che sono una con una matrice psicopedagogica, certo. Prima, poi dopo, lo riconosci questo. Io riconosco subito quella cosa lì, ma perché davvero è così, è molto importante. Adesso il grosso problema nostro, della nostra società, è che noi abbiamo avuto l'evoluzione tecnologica e non abbiamo avuto l'evoluzione umana. Sì, è mancata quella parte lì, però comunque davvero, cioè, se noi pensiamo agli anni 70, quando dove abiti tu, quella zona lì, a Bologna, Reggio Emilia, erano zone laboratorio proprio dedicate all'educazione. Sì, sì, infatti. Quindi era molto, no? Ecco. Sono questi asili modello in questa esatto, zona. Esatto, esatto. Però sai, devi partire da lì per forza, non puoi, cioè, se sei qualcuno che vuole davvero fare un'opera di contributo per l'evoluzione, devi essere molto attento sin dall'inizio, no? Alla certamente. Ma infatti, come una piantina che deve crescere, deve essere curata, sì. Innaffiata. Maria Montessori diceva chiaramente che attraverso l'educazione del bambino, la formazione del bambino, lei intendeva contribuire alla creazione di un mondo migliore, perché lei usava questa frase che sembra una contraddizione, cioè il bambino è il padre dell'uomo. Sì, dirà, sì. Se non ci riflette bene dirà cosa vuol dire. Me lo ricordo. Il bambino è il padre dell'uomo, è una bellissima espressione. Bella. Perché è dal bambino che poi esce fuori l'uomo, quindi se il bambino viene educato, gli vengono aperti certi canali conoscitivi, certe esperienze, certe sensibilità, esperienze, intuizioni, eccetera, certamente diventerà un essere umano migliore. Lei, per esempio, la Montessori in India, quando viveva presso la Società Teosofica, fece delle grandi esperienze con i bambini, con bambini di tutte le nazionalità che vivevano là. Lei aveva creato una scuola, lei non insegnava ai bambini, lei insegnava agli insegnanti e i bambini li osservava. Lei formava. Li osservava per vedere come reagivano alle cose. E là in India, con questi bambini appartenenti, perché andavano nelle sue scuole, i bambini sono appartenenti alle varie ambasciate di tutte le nazionalità, più i bambini locali naturalmente. Quindi lei vedeva che i bambini reagivano allo stesso modo, agli stessi stimoli, dice, dopo che possono avvenire i cambiamenti. E lei, per esempio, notò che a contatto con quell'ambiente meraviglioso che c'è in India, questa natura stupenda che c'è, i bambini avevano delle reazioni straordinarie. E quindi lì, proprio in India, lei cominciò a parlare di educazione cosmica, cioè dell'importanza del rapporto col mondo circostante. Brava. Cominciò a notarlo. Bello questo. Questo è al giorno d'oggi la sua prospettiva, sì. Ancora sì. Più attuale che al tempo suo, perché lei è morta nel 1952, al tempo suo non c'erano questi problemi di inquinamento, di cambiamento climatico, di devastazione dell'ambiente come succede adesso. Sono cose che sono avvenute dopo la guerra in avanti, però lei già allora ne parlava dell'importanza del rapporto, del rispetto per la natura. È stata un'antesignana anche da questo punto di vista, è uno degli aspetti suoi meno conosciuti, però è un aspetto importante, e tanti stimoli le sono venuti appunto dall'essere coerente con la Società Teosofica alla quale apparteneva fin da ragazza. Ecco, la Società Teosofica è veramente una testa di ponte, ecco, sì.
da cui si dipartono, no? Le varie scuole, cioè, però comunque quei presupposti lì sono dei presupposti. Cioè io difatti sono sempre stata una grande sostenitrice della teosofia e nella Lux, tu lo sai, abbiamo già iniziato nella prima stagione dell'introduzione, adesso abbiamo prima con la Mirella Balla, poi adesso con Antonio Girardi, che è il presidente, persona splendida, che è presidente del segretario generale insomma della Società Teosofica in Italia. Sì. Ma non si può non partire da lì. Cioè io ho sempre sostenuto questo, per quello nella Lux io ho detto teosofia la devo mettere assolutamente. Assolutamente, assolutamente, perché tutti, guarda, eccoci. Quindi, grazie di Steiner. Cosa sia successo? Stavamo parlando di Steiner, no? Quindi il suo rapporto con il mondo, col mondo dello spirito. Ecco. Sì, diciamo che Steiner è stato un teosofo di prima linea per tanti anni e poi ha seguito quella che era la sua grande vocazione, il suo maggior attaccamento al cristianesimo e poi tutte queste sue vocazioni concrete per l'insegnamento, sì, per la medicina, per l'agricoltura, per i problemi sociali e per la spiritualità. Questo non c'è neanche bisogno di dirlo, ecco. Quindi comunque sono due filoni fratelli, secondo me, quello che posso vedere. Sì. La teosofia e l'antroposofia di Steiner, che poi hanno influenzato tantissimo. Comunque dicevamo, tutti quelli che si interessano seriamente di parapsicologia, di ricerca psichica, sono partiti dalla teosofia. Sì, e anche di spiritualità. Ma chiaramente, sì, sì. Che è un buon punto di partenza, ecco quello. Assolutamente. Dopo uno può scegliere anche le religioni monoteiste, le filosofie, insomma. C'è enorme libertà. Se tu pensi che presso il quartier generale della Società Teosofica ad Adjar, vicino a Madras, ci sono i templi, che è un magnifico luogo, enorme, con tanto spazio intorno, vari quartieri per ricevere le persone, per farle dormire, eccetera, eccetera. Poi c'è un quartier generale per i presidenti e così via. Ci sono templi di tutte le religioni, cioè c'è il tempio cattolico, protestante, ebreo, islamico, buddista, induista, e chi più ne ha più ne metta. Ce ne saranno 10-12 templi che possono essere visitati da tutti, nessuno ti chiede di che religione sei, tu puoi andare dove vuoi, e ci sono tutti questi templi tenuti con uguale interesse e uguale dignità. E quella è già una bella educazione alla tolleranza. Questa è una grandissima educazione, ognuno può frequentare il tempio che crede, e anche tutti, per riuscire a vedere le differenze, ma non c'è appunto differenza o maggior preminenza per un filone religioso piuttosto che per un altro, anche se i teosofi di prima battuta, Madame Blavatsky, Colonel Horton, Adi Besant, eccetera, divennero buddisti a un certo punto, quasi tutti. Si riconobbero maggiormente nel buddismo, di cui apprezzavano le grandi qualità di tolleranza, di fraternità e così via. Ecco. Però ognuno è libero di Beh, però c'è di anche praticare. C'è questo momento bello anche di unione, quando c'è ad esempio l'Uesak, certo, dove c'è l'incontro tra l'entità cristica e quella buddica, no? Cioè questo momento di grande unione. Però sai una cosa, Paola? Io penso questo, che riflettevo mentre tu stai parlando adesso, no? Mi hai fatto ricordare, quando io ho fatto la prima stesura del mio primo libro, Due mani due, l'intervista straordinaria di un arcangelo, l'ho fatta dentro un monastero interreligioso. Ecco. Nel Cuneese, con delle suore laiche, era un monastero interreligioso, noi facevamo la preghiera interreligiosa al pomeriggio, nel primo pomeriggio, no? C'erano le ore, no? Nel primo pomeriggio c'era questo testo molto bello della preghiera interreligiosa, quindi ogni giorno si leggeva una cosa di una religione e di un'altra. Molto bello, certamente, sì, sì.
I teosofi. Siamo messe tutte e due bene. Io esco un attimo a tossire e rientro subito. I teosofi affermano che per essere un vero teosofo basta riconoscersi nei tre principi fondamentali, cioè fratellanza universale, come ho indicato prima, al di là di religione, sesso, casta, cultura e così via, nazionalità, maschio o femmina, e poi investigare, il desiderio di investigare le leggi inesplorate che sono dentro di noi, quindi le capacità inesplorate dell'uomo, e l'analisi comparata delle religioni e delle scienze, quindi l'indagine del nostro mondo nel quale viviamo, quindi sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista scientifico. Dice, per essere riconoscersi come teosofo basta apprezzare queste tre regole fondamentali, che non credo che si faccia fatica ad ammetterle, ecco. Beh, bisogna quindi essere un po' educati, ecco, questo, perché non è così. Sicuramente questo fatto, ad esempio, del vivere gli aspetti interreligiosi è appunto un grande esercizio di educazione alla tolleranza. Assolutamente. Cioè, alla fine, cioè, se si imparasse a fare questo discorso comparato, se questa comparazione fosse un esercizio, una consuetudine, ecco, direi, la nostra mente si allenerebbe ad avere sempre, cioè, una visione non così rigida e assestata. Certamente, no? Sì, sì, certamente. Quindi è tolleranza, ecco, questo porta tolleranza, desiderio di conoscere il nostro prossimo, di apprezzare le differenze, ecco, riconoscere che le differenze possono essere una ricchezza e non un problema. Cose che non abbiamo ancora imparato a fare, evidentemente. Questo... No, siamo qua ancora che ci stiamo lavorando sopra. Ci stiamo lavorando, anche se si riconosce la bontà di questi principi. Sì. E per passare ad altro personaggio, ecco, di cui siamo occupati, Assaggioli? Ecco, che... Roberto Assaggioli, che è molto più vicino a noi, è vissuto fra il 1888 e il 1974, quindi fra 2 anni saranno 50 anni, la società, società di psicosintesi si prepara a celebrare i 50 anni della morte di Assaggioli con un grande congresso a Venezia, dove Assaggioli è nato. E Assaggioli è stato teosofo per tutta la vita, era teosofo sua madre, teosofo sua moglie, e lui, benché fosse uno scienziato, lui era psichiatra, medico psichiatra, e lui era teosofo, tenne sempre separate le due cose, nel senso che non volle commistioni, anche se la sede della società teosofica era in casa sua, quindi si riconobbe in questo, e tanti principi della teosofia sono passati nella psicosintesi in maniera abbastanza, sì, ma tenendo conto che lui volle sempre portare tutto avanti a livello scientifico, però lui era molto spirituale, praticava la meditazione, la consigliava, la suggeriva, credeva, lui era ebreo, però era per nascita, infatti durante la guerra ebbe un sacco di problemi, dovette nascondersi e così via, era un uomo di una tolleranza straordinaria, per esempio lo amo tantissimo per certe piccole cose che ha detto e scritto, per esempio durante la guerra, in quell'epoca lui viveva a Roma e poi ritornò a Firenze, lui è nato a Venezia, però rimase a Venezia fino a 16 anni, poi la famiglia si trasferì a Firenze perché lui potesse frequentare la scuola, Regia Scuola di Medicina di Firenze, che era la migliore d'Italia, poi visse un po' di anni tra le due guerre a Roma e poi ritornò a Firenze. E lui, quando scoppiò la guerra, era a Roma ed ebbe un sacco di difficoltà, naturalmente la sede della società teosofica, che era in casa sua, fu chiusa, lui aveva uno studio come psicosintetista, fu chiuso anche quella perché lui era ebreo, benché discriminato, nel senso che lui aveva sposato una cristiana, quindi c'era questo, non era così perseguito, però si dovette nascondersi e così via. E durante la guerra, nel 40 all'inizio, addirittura fu in prigione per un mese con un'accusa di pacifismo, e lui aveva un atteggiamento che faceva pugni col militarismo di Mussolini.
quindi siete in prigione per un mese. E uscendo dalla prigione, dopo questo mese che lui passò in agosto, quindi un mese afosissimo in prigione, eccetera, lui non ebbe mai una parola per lamentarsi, per deprecare questo periodo. E anzi scrisse un testo bellissimo che io ho riportato, che io ho trovato tra i suoi scritti, poi l'ho riportato nella mia biografia di Assagioli, che si intitola questo testo, Libertà in prigione. Lui spiega che di questo mese di prigione lui poteva fare molte cose, era libero di viverlo questo mese in molti modi. Poteva fare un momento di lamentazione, poteva fare la vittima, come molti fanno, e lamentarsi di questo periodo, oppure poteva farne qualche cosa di positivo, cioè prenderlo come un periodo di esercizi spirituali, oppure fare degli esercizi fisici, oppure riflettere su cose che avrebbe fatto una volta uscito, insomma tutta una serie di possibilità che gli davano la possibilità concreta di scegliere, cioè lui dice che era libero di assumere un atteggiamento piuttosto che un altro. Era un buon resiliente. Molto, resiliente. Io ricordo che questo brano, adesso l'ho detto così in quattro parole, ma con le sue parole lo misi nella mia pagina Facebook quando 2 anni fa ci fu quel Covid terribile. Mi ricordo. Stavo pensando chiusura. Proprio a questo, che tu hai fatto una riflessione. Dove sì, la riflessione. Ho ripreso questo, ho riportato il pensiero di Assagioli dicendo anche noi che siamo chiusi in casa, invece di lamentarci, possiamo farne un periodo di sperimentazione di qualunque tipo, possiamo scrivere delle cose, fare cose che non facevamo perché mancava il tempo, provare nuove ricette, scrivere, leggere, fare ginnastica. Ecco, e mi ricordo che ebbe tantissimo seguito. Che ci furono un sacco di reazioni dicendo sì, molti commenti, anche molti io, commenti dicendo sì, sì, è vero. Io che bello questo passaggio. Semplicemente di Assagioli. E poi c'è un altro brano di Assagioli che a me piace moltissimo, che insegna veramente a vivere, che è una parabola che si chiama la parabola dei 3 tagliapietre. Non so se lui l'abbia presa da qualcuno, se la sia inventata lui, comunque poco conta. È una vicenda, si racconta in poche parole, una vicenda che si svolge nel Medioevo. Il Medioevo è l'epoca della costruzione delle grandi cattedrali, quindi siamo in una città dove c'è un enorme cantiere e si sta costruendo una cattedrale. Arriva un visitatore straniero, entra nel cantiere e incontra un primo tagliapietre. A questo primo tagliapietre chiede: che cosa stai facendo? E lui, con certo malumore, dice: ma non vedi, sto tagliando delle pietre, dimostrando un certo disprezzo per questo lavoro che considera faticoso e umile e che non gli piace evidentemente. Il visitatore prosegue, incontra un secondo tagliapietre e gli chiede: che cosa stai facendo? Cioè gli fa la stessa domanda. E quello lì gli fa un sorriso e gli dice: sto guadagnando da vivere per me e per la mia famiglia, dimostrando una certa soddisfazione per questo lavoro che, seppur faticoso, seppure apparentemente umile, gli consente di mantenere decorosamente la sua famiglia. Poi il visitatore prosegue, incontra un terzo tagliapietre e gli pone la stessa domanda: che cosa stai facendo? E questo gli rivolge un sorriso radioso e dice: sto costruendo una cattedrale. E lui dice, fa un commento, dice: questo saggio tagliapietre aveva capito che il suo lavoro era altrettanto importante di quello dell'architetto, perché se non ci fosse stato lui a preparare le pietre, l'architetto non avrebbe potuto metterle una sopra l'altra per costruire la cattedrale, e quindi svolgeva il suo lavoro umile ma dignitoso, con gioia e con serenità. E lui conclude dicendo: teniamo presente l'esempio di questo saggio tagliapietre e consideriamo che, per quanto modeste e umili possano essere le nostre mansioni, noi facciamo parte di un piano universale, noi siamo una goccia di questo piano universale e dobbiamo fare bene quello che facciamo. L'importante è quello, fare quello che facciamo con gioia, con soddisfazione, capendone il significato, farlo bene. Ecco, verità. Questa è una grande verità e anche un grande insegnamento. Lui aveva certo. Insegnamenti. Che sono insegnamenti spirituali questi, sono spirituali questi. Ecco, di vita pratica, ma spirituale. Assagioli aveva nel suo studio, dove io sono stata, suo studio a Firenze, nella sede della società di psicosintesi, ha sede in questa villetta sulla via San Domenico, che è quella che porta a Fiesole,
dove a Saggioli viveva quando tornò, visse quando dove tornò a Firenze, una bella villetta, questa bellissima strada che va a Fiesole. E a suo tempo lui ci viveva, aveva anche degli inquilini, per la villa è piuttosto grande, e gli aveva sede anche l'istituto di psicosintesi. Quando io andai per scrivere la sua biografia, mi fecero lavorare nel suo studio, che era una piccola stanza, fa conto 3x3, con tutte le pareti coperte di libri, dove si può vedere tutta la varietà della sua cultura, dei suoi interessi, i suoi libri, quelli suoi proprio personali. E poi tante schede, tante cose. E poi di fronte alla scrivania lui aveva il ritratto del figlio, lui e sua moglie ebbero un unico figlio, Ilario, che morì di TBC dopo la guerra, aveva 27-28 anni ed era un ragazzo pari illuminato veramente, il ritratto della moglie e del figlio, e poi c'erano i ritratti dei due maestri, Cotumi e Moria, che erano i maestri della Blavatsky. Certo, della teosofia. Sono i maestri della teosofia, lui li voleva sempre avere davanti. Cotumi, sì. Cotumi e maestro Moria, sì. Moria, i ritratti di questi orientali con la barba. Belli, sì. Sì, no, mi ha fatto ricordare anche la, come si chiama, la preghiera universale, l'invocazione. L'invocazione universale, sì. Ecco, molto bella, sì. Quella della teosofia. Sì. Lui aveva un'apertura straordinaria, aveva un'apertura, e ha dato degli tanti stimoli sia per la psicologia umanistica. Lui partì da Freud, è stato il primo a portare Freud in Italia, e lo apprezzò sempre, dicendo però che Freud, per ammissione di Freud stesso, si era fermato alle cantine, se vogliamo paragonare l'essere umano a un edificio, cantine e fondamenta, che sono importantissime. Però lui dice, oltre a queste ci sono anche i piani che salgono su, ci sono le grandi terrazze dalle quali si può ammirare. Lui era fermo all'incontro, era lì a scavare sotto. Lui scavava poi sotto. Anche indagato solo l'istinto di morte, perché quello di vita non è più indagato l'istinto di morte. Lui ha fatto un lavoro fondamentale, Freud, e lui si è però Freud stesso lo disse, io mi sono fermato alle cantine, alle fondamenta. E a Saggioli e Jung, sul lato tedesco, hanno invece portato avanti molti discorsi. E si erano molto amici, fra l'altro, a Saggioli. Infatti Jung era uno che era già più avanti su quel spiritualità. La spiritualità, infatti lui si staccò da Freud. Jung è considerato il delfino di Freud per tanto tempo, a un certo punto prese le distanze in maniera abbastanza traumatica, mentre a Saggioli prese le distanze in maniera molto soft, come era lui, molto... piano piano seguì la sua strada. Ecco, diversi psicologi, psicanalisti hanno poi percorso la strada della psicosintesi. Sì, è molto, molto seguita. Guarda, io sono stata il fine settimana scorso a Firenze a un convegno sulla psicosintesi, con il titolo Sulle tracce di Roberto Saggioli, che si è tenuto proprio lì vicinissimo alla sua casa, e siamo stati anche a visitare lo studio dove sono ritornata dopo vari anni, molto volentieri. Adesso tutta la casa, e non ci sono più inquilini, adesso è tutto istituto di psicosintesi, c'è anche una foresteria, ci sono tanti locali per i corsi, le meditazioni e così via. Bisogna andare, allora fare un giro. Ma io trovo che sia una cosa su cui riflettere, cioè perché vedere proprio come lo studio della psicologia, la psicologia avesse deciso di fare un decollo, ecco, quindi c'è la psicosintesi, la psicologia transpersonale, cioè, sono tutti percorsi dove tu vedi proprio la tendenza poi a andare verso il trascendente, insomma. Trascendente, poi, infatti, passaggio. A Saggioli è considerato colui che ha dato delle spinte positive come iniziatore sia della psicologia umanistica che di quella transpersonale. Tante sue idee appunto si ritrovano. Io parlando con i suoi allievi per fare la biografia sua, ho intervistato tutti i suoi allievi, collaboratori, eccetera, e a uno avevo chiesto, ma cosa direbbe a Saggioli se si rendesse conto che tanti suoi pensieri si ritrovano nella psicologia umanistica, nella psicologia transpersonale, in tanti movimenti moderni, senza che venga mai citato lui.
E lui dice, ma lui ne sarebbe contento perché a lui interessava che le idee passassero, andassero avanti, non tanto la sua persona. Camminassero le idee. Camminassero le idee, quindi sarebbe stato contento di questo. Sì, e sono qua che cerco di ricordarmi perché noi qua a Torino avevamo, ho un momento un vuoto di memoria, chiedo scusa, ma abbiamo avuto un personaggio legato appunto ad Assagioli con la psicosintesi, ma adesso mi verrà, vediamo se mi arriva il file, ecco così. Guardavo i commenti e così ha scritto adesso la Ginette Cohen, ha scritto straordinario Assagioli, ho fatto tutto il percorso dall'84, poi la scuola di counseling a Firenze, mi sono regalata la vita, tanta gratitudine, ho letto anche il suo libro. Bene, sì. No, hanno chiesto prima, invece chiedevano Krishnamurti ai teosofi, allora, no, il rapporto col mondo dello spirito, vabbè, che anche lui è stato un personaggio, lui è partito anche lui dalla teosofia, lui era figlio di un dipendente della società teosofica, quindi lui è vissuto lì ad Ajar, presso il quartier generale della società teosofica, è stato educato lì, cresciuto lì. Era una famiglia molto modesta la sua, e 8 figli, lui era l'ottavo figlio, e l'ottavo figlio è l'ottavo come Krishna, dicono, secondo l'induismo, quindi è un figlio particolarmente particolare. Ecco. E la mamma, che morì poi prestissimo, disse che aveva sempre sentito che suo figlio sarebbe stato un uomo particolare. Fatto sta che quando morì la mamma, il padre si trovò, che era un uomo insegnante mi sembra, si trovò con questi tutti questi figli da educare e portare avanti, non sapeva come fare, lui era teosofo, per cui chiese alla Annie Besant, la società teosofica, aiuto, e lei gli offrì un aiuto come segretario lì presso la società teosofica e gli diede anche la casa, per cui la famiglia di Krishnamurti si trasferì dentro il quartier generale della società teosofica dove il ragazzino crebbe. Fu lì che Annie Besant e Ledbetter, che era un altro dei pezzi grossi della società teosofica, riconobbero in lui un'aura particolare, una particolare radiazione, ritennero veggenti, ritennero che lui sarebbe diventato un grande maestro, per cui gli diedero un'educazione speciale, lo fecero studiare prima lì presso la società teosofica e poi lo mandarono in Inghilterra, in un college per fermare la sua educazione. Poi lui ritornò, il fratello era diventato fra l'altro un bellissimo giovanotto, era bello anche da vecchio. Era bello anche era da vecchio, stavo per dirlo. Sì, era bello anche da vecchio, molto affascinante. E lui crebbe appunto, evolvendosi poco per volta, grande maestro. E altro che ci fu questa, ne avevamo parlato, questa crisi all'interno della società teosofica, perché a lui era stata attribuita addirittura un ruolo messianico senza la sua partecipazione, lui era giovanissimo come questo, quindi come il ritorno del Cristo, e quando lui capì questa situazione ne prese le distanze, pur mantenendo grande rispetto per Annie Besant, Ledbetter e tutta la società teosofica, però si scrollò di dosso questo ruolo impegnativo che all'interno della società teosofica aveva creato dei problemi, perché non tutti erano d'accordo su questa incoronazione, chiamiamola così. E poi seguì vie sue, vie di grande libertà, perché Krishnamurti non ha più voluto aderire a nessun tipo di organizzazione, anche se certamente la sua formazione l'aveva fatta all'interno della società teosofica, che lui è vissuto è lì, si è stato educato lì, è diventato quello che è diventato anche grazie a loro, poi con tutto quello che aveva lui, e che però ha propugnato sempre questa grande libertà, non volle essere un maestro, non volle creare una scuola, sì. Non volle che essere definito guru, non volle avere seguaci, non eccetera. Voleva questo, sì. Non voleva questo. C'era questo. Però ha avuto anche lui tanti... E quindi anche lui aveva... viveva dei... anche lui aveva una sua medianità. Certamente aveva delle doti di veggenza, lui ha fatto a quanto sembra incontri con i maestri anche lui, da cui aveva ricevuto degli insegnamenti, certamente era un maestro ispirato, che per tutta la vita, poi è morto anche lui ultra novantenne,
e per tutta la vita ha portato avanti questo suo insegnamento di libertà, ecco, di libertà, dice non vuole essere il maestro di nessuno, ma vuole insegnare la libertà all'interno però di un discorso di grande spiritualità. E anche lui è strano, può sembrare strano, come tutti questi personaggi e altri ancora, la Montessori l'abbiamo già citata, sì, è una dei più famosi, abbiano preso tanto dalla società teosofica e certamente si continuerà a fare questo, perché la società teosofica veramente ha creato le basi per un'infinità di personaggi che hanno preso spunto da lì, poi magari hanno seguito le loro strade, sì, però la società teosofica, il pensiero teosofico ha fornito, sì, il substrato, proprio la base, sì, spirituale, conoscitiva per le singole. Sì, è stata come sono stati Socrate, Platone e Aristotele, no? Per la filosofia che da loro, che da loro, colonne, da loro si ritrova da 2000 anni e passa. Esatto, è vero. Sì, sì, sì. Io penso che continuerà, che si continuerà questo interesse. Allora, mi è venuto in mente, qua a Torino, Ceriana, era il maestro Ceriana, era legato alla... Era legata a lui, ad Assagioli, alla psicosintesi, qua, ecco, era un punto di riferimento qua da noi per quanto riguardava la scuola della psicosintesi. Sì, ci sono praticamente in molte città, a Torino, ecco, centri di psicosintesi. Credo che abbia scritto anche lui delle cose. Il segretario generale Girardi vive a Vicenza, quindi sì, la sede di Vicenza è certamente quella più attiva, organizzano un convegno che sarà fra, sì, pochi giorni, questo fine settimana, proprio lì a Vicenza, e hanno molte attività. Io sono andata in India, quando mi occupavo della Montessori, andai in India per studiare appunto la vita di Maria Montessori in India, che è stata lì 10 anni presso la società teosofica, e grazie ai teosofi mi facilitarono molto, insomma, sia il viaggio che il soggiorno là, mi dissero dove potevo andare, loro fanno tutti gli anni. La teosofica ad Ajar, che è vicino al sobborgo di Madras, tutti gli anni, nella stagione per loro migliore, che è quella invernale, cioè nel periodo natalizio in pratica, organizzano il loro congresso internazionale. E quindi, adesso, a parte questi 2 anni di Covid, dove non c'è stato molto movimento, lì si incontrano i rappresentanti di tutte le varie nazionalità che intendano incontrarsi, parlare, eccetera, eccetera, prendere le varie direttive. E quindi è un centro ancora molto vivo e molto dinamico, oltre che essere un posto stupendo. Sì, sì, sì. Bisogna andare a fare un giro anche lì. Varrebbe la pena. Lo fanno d'inverno, qua invece lo facciamo d'estate. No, là bisogna andare d'inverno da loro. Di andare d'inverno perché il clima d'estate non sarebbe possibile fare una cosa d'estate da loro. Infatti dicevo appunto che il loro convegno internazionale, i teosofi lo fanno nel periodo natalizio. Sì. Povera Anna, i residui di questo long COVID. Mi chiedo scusa, ma cosa faccio? Non dovrei fare più niente. Abbiate pazienza. No. Poi c'è una signora, è una cosa che fa venire le lacrime. Sì, sì. La signora che dice: sono davvero felice di sentir parlare di Roberto Assagioli della psicosintesi. Sì, se ne dovrebbe veramente parlare anche di più, perché Assagioli è stato veramente un grande maestro di vita. E ha lasciato un ricordo, io purtroppo non l'ho conosciuto. Avrei potuto conoscerlo perché è morto nel 74, sì, per cui io c'ero ed ero già grandina, insomma. Sì, anche io ero giovincella, ma ricordo che insomma noi sentivamo. Però, e poi c'era lui a Torino, avevamo appunto Ceriana. Che ne parlava. Era lui, diciamo, sul territorio, era lui il referente. Comunque ci sono tante belle persone che portano avanti il discorso di Roberto Assagioli. Sì. In particolare i suoi allievi, perché lui si fece gli allievi negli ultimi 10 anni della sua vita.
quando lui è morto, aveva 86 anni quando è morto, quindi lui praticamente se li fece negli ultimi 10 anni della sua vita. Sì, aveva tutti i suoi allievi. E quindi sono tutte persone ancora attivissime, certo. E ancora molto attive, sono persone che adesso hanno una settantina d'anni, 65, 70, eccetera. Io li intervistai tutti quando scrissi la sua biografia e quindi in qualche modo è quasi come se l'avessi conosciuto, perché ho avuto tante testimonianze di prima mano da loro, persone che proprio sono vissute con lui. E poi intervistai, non so, la sua inquilina di casa, dei parenti, Donatella Ciappetti che era una nipote, dei colleghi, insomma, siccome non l'avevo conosciuto, cercai di intervistare tutte le persone che invece erano state a diretto contatto Devono con lui, di lui certo. Che erano a parlare di lui, come poi ho fatto per Maria Montessori. Quando andai in India, riuscii a incontrare i suoi ultimi allievi. Lei è stata in India fino al 49, quindi gli allievi degli ultimi anni. Io, come accennavo prima, lei non insegnava ai bambini, lei insegnava agli insegnanti. Sì. I bambini li osservava per prendere gli spunti, le idee, poi era l'insegnante degli insegnanti. Quindi sì. Ho incontrato anche lì in India e i suoi ultimi allievi, che erano quando io andai persone hanno creato il metodo che hanno portato avanti il metodo, hanno portato avanti il metodo che lei aveva scritto molti anni prima e che loro hanno continua ad essere portato avanti. E queste persone che incontrai in India, perché lei è vissuta in India gli ultimi 10 anni, quindi i suoi ultimi allievi se li è fatti là, sì. E ha avuto la fortuna di poterli incontrare. Persone di 80 anni, 75-80 anni, in gambissima ancora, che avevano ricordi precisi di lei, anche dal punto di vista umano, come si vestiva, come si comportava, anche per le piccole cose della vita quotidiana, tipo per esempio in India cominciò a vestirsi di chiaro. Lei, tutte le fotografie di Maria Montessori pre-India sono tutte vestite di nero. Sì, lei, è vero. Anche perché io mi ricordo quando la studiavo c'erano quelle foto lì. Quelle foto vestite di nero perché lei aveva assunto il nero quando si era rotta la relazione col padre di suo figlio e questo ho letto che lei da allora si vestì sempre di nero. E la snelliva anche un po' perché lei era una signora piuttosto pesante. Piuttosto pesante, sì. Però aveva una bella faccia, un bel sorriso. Il volto. Sì, sì. Però in India si rese conto che non poteva vestirsi di nero perché nessuno si veste di nero sì. In India. E quindi ci sono le fotografie di lei con queste tuniche bianche, le corone di fiori al collo. E poi mi raccontavano, per esempio, i teosofi sono tutti vegetariani, no? E lei non riuscì mai a far sua la dieta vegetariana, non riuscì mai. Anzi, i vegetariani li chiamava conigli. Invece, siete contenti voi conigli? Però loro avevano in India una venerazione per lei. Io chiedevo, chi pensavate che lei fosse? E mi hanno risposto in parecchi, una divinità venuta a portare un insegnamento prezioso per l'infanzia. Cioè, forse l'incarnazione di una divinità, secondo il loro concetto di incarnazione. Di sicuro, davvero. Cioè, il metodo Montessori, che peraltro poi era nato come metodo per i soggetti portatori di handicap. Di difficoltà, bambini. Quindi c'era un materiale studiato apposta per quello che era lo sviluppo cognitivo, ecco. E anche la parte della percezione, tutto. Quindi poi applicato invece. Poi è stato applicato, esatto. Sì, che ebbe ancora maggiore successo, infatti la matematica, mi ricordo. Sì, questo metodo pensato proprio per i bambini che all'epoca, siamo all'inizio del secolo scorso, erano definiti tout court deficienti, perché questo con grande delicatezza allora venivano trattati così, l'innobilitò e lei capì che non era tanto un problema medico quanto un problema educativo, di educazione e di stimoli che mancavano perché li tenevano in istituti senza stimoli. Abbandonati a se stessi, lei con i suoi metodi riuscì a recuperarli, a farli andare a scuola, a superare gli esami per andare a scuola e poi pensò se questi metodi sono stati così utili per dei bambini con queste difficoltà, pensiamo che i risultati potranno avere con dei ragazzi che queste difficoltà non le hanno. Quindi la sua grande intuizione fu questa. Sì,
L'India, quando lei andò in India, fu invitata dai teosofi, appunto, perché l'India aveva un livello di analfabetismo pazzesco e avevano necessità di acculturare, alfabetizzare la popolazione. Quindi lei andò in India per tenere corsi per insegnanti. Ecco, ha fatto Non è mai troppo tardi. No, non risorse per Non è insegnare. mai troppo tardi, ha fatto, no? Gli Agli insegnanti. insegnanti che poi potevano con quel metodo Insegnare insegnare. ai bambini Ecco, perché furono è un'alfabetizzazione, certo. alfabetizzazione, come poi era avvenuto anche in Italia Anche tra da le due noi in Italia, per guerre. questo dico con il maestro Manzi. Era venuto, brava, era venuto anche in Italia fra le due guerre, per cui lei ebbe molto aiuto inizialmente da parte di Mussolini, perché anche Sì. Mussolini aveva il problema dell'analfabetismo in Italia. Adesso sembra una cosa fuori dal mondo, No, ma in realtà l'Italia, tra la prima e la seconda guerra mondiale aveva un livello di analfabetismo non piccolo, e quindi lei collaborò molto con Mussolini per alcuni anni, per un bel po' di anni, aprirono tante scuole, eccetera. Poi ci fu la separazione da Mussolini per il militarismo di Mussolini, per l'intromissione eccessiva dei fascisti all'interno dell'organizzazione della sì, scuola, insomma, quindi. va bene, tutto quello che era un discorso di censura e di Sì, tant'è propaganda e di vero, creazione, insomma, di una dittatura. tant'è vero che nel 1934 Maria Montessoli e il figlio e la famiglia lasciarono l'Italia, non ci sono tornati mai più, non è mai più tornata in Italia. Lei morì. Comunque il problema dell'alfabetizzazione si è poi appunto ripresentato nel dopoguerra. E quindi quando noi abbiamo avuto negli anni 50, 54, quando è nata la televisione, Sì, il mi maestro ricordo. Manzi No, ha non è mai avviato, troppo non è tardi. mai troppo tardi, ha avviato Sì, questo processo di alfabetizzazione. corso per analfabeti adulti, me lo Sì, ricordo. pezzo di storia. Va Pezzo di bene. storia. Allora, Bene. direi, cara Paola, insomma, abbiamo fatto un po' la passeggiata, i nostri amici sono stati tanti che ci hanno seguito. Che coraggio che coraggio siete. Che coraggio siete, siete bravissime, offrite tanta compagnia di altissima qualità, vi sono molto grata. Non vedo il nome, grazie. Chi è che ha scritto questo? Scritto Facebook user. Lo so, però non, sulla piattaforma non Infatti si riesce a non si leggere, bisogna vede. guardare Beh, su. ringraziamo Ringraziamo, grazie. comunque. Sì, ma io Paola insieme ci divertiamo anche Sì, quando ci molto. facciamo i nostri, mettiamo I insieme i nostri nostri commenti, percorsi, i commenti e certo. quindi insomma. Siamo contente, ecco, di aver fatto questa diretta della nostra, la penultima lezione della Lux. Sì. E quindi noi sappiamo che avremo ancora un'ultima lezione, vi do la data. Paola, io spero, l'avevamo messa così, non ne abbiamo parlato prima, ma abbiamo l'ultima, è il 4 di luglio. 4 di luglio, va 4 bene. di luglio, è lunedì 4 luglio, ecco, così concludiamo. Questo è il terzo anno, cara Paola, Sì. della Lux, Bene, bene. studieremo qualcosa Va per il nuovo anno bene. Va accademico. bene, ci inventeremo delle Allora, va altre cose. bene, Bene. cara Allora, Paola, per ora grazie. grazie a tutti e buona serata. Grazie Ciao a Anna, voi, grazie. cari amici, grazie a voi, grazie a te Paola. E noi ci diamo appuntamento, io vi do appuntamento dopodomani nel salotto di Anna. Non perdete quella diretta perché avremo Rino Capitanata e Roberto Romiti. Tu Paola lo conosci Roberto Romiti, no, di Anche sicuro, capitanata, e anche anche capitanata. Capitanata. E faremo questo salotto proprio su questo loro progetto che è sulla musica 432 Hz, la musica ci salverà. Ecco, La bello, beh, musica salverà. capitanata è un fior di Sì, musicista. esatto, sì, Sì. esatto. Ecco, quindi io vi aspetto dopo domani sera, mentre invece domani sera abbiamo la nostra bravissima Graziella Benzi, Bene. Ayurveda, medico Ayurveda, farmacista, insomma, è una nostra relatrice nella rubrica di Life, l'Accademia del Benessere. Allora, un arrivederci a Di tutti. nuovo, Ciao arrivederci. Paola cara, allora Ciao noi a Anna. presto Bene, risentirci, grazie. ciao, ciao, ciao Grazie a Anna. tutti, a presto.